Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi un video un po' particolare, un video extra. Rilassiamoci per così dire con un gioco che non è per PC, è per PlayStation 4. Allora, inizio dicendovi che PlayStation 4, così come anche Xbox One, hanno una bellissima applicazione che permette di giocare sul PC, quindi io sto registrando da PC. Ha un po' il difetto la PlayStation 4 di avere uno streaming solo in 720p e non in 1080p, e vi garantisco che si vede. Si vede perché ho giocato anche The Order 1886, un gioco steampunk, uno sparatutto steampunk, davvero molto bello, ma l'avevo attivo sia su PC che su TV e si vedeva molto peggio su PC. Quindi siamo costretti a fare la partita qui a 720p, ma io pubblico sempre i video in questa risoluzione, quindi non c'è problema. Allora, inizio col dirvi che sono molto contento di presentarvi questo gioco perché, diciamo, un'esclusiva PS4, non c'entra nulla con giochi indie. Infatti, PlayStation 4 supporta gli indie, ma gli indie disponibili su PS4 sono gli stessi che trovate anche su Steam, quindi non credo, a meno che voi non mi facciate notare un titolo indie solo per PS4, questa rimane comunque un'eccezione nei non solo indie. La colonna sonora è molto bella, devo dire. Iniziamo a giocare. Iniziamo, facciamo una partita lampo proprio così per vedere, anche perché ci ho giocato tempo fa e non ricordo più nemmeno i tasti, quindi volevo un po' intrattenervi facendovi vedere, ecco. Devo dire, ho provato Xbox One, ho provato PS4, mi è piaciuta di più la seconda. Ho venduto la Xbox One e preso la PS4. Ma ragazzi, io non voglio alimentare nessuna console war, voglio solo dirvi che ho preferito la PS4 semplicemente per le esclusive. Ho trovato un sistema di operativo un po' più reattivo, almeno le versioni che ho testato, di PS4, no, rispetto a Xbox, però non voglio alimentare nulla, cioè ho le esclusive che mi piacciono di più, Until Dawn su tutte, The Last of Us, quindi ecco. Allora, adesso andiamo al lab. Vi spiego, questo qua è praticamente non so, un crocevia, una zona, un hub che ci permette di andare nelle varie zone sbloccate. Torneremo qui ogni volta che schiattiamo e poi alla fine ci riteletrasportiamo l'ultimo luogo sbloccato. Andiamo a vedere. È un'ambientazione un po' particolare, sono cambiate delle meccaniche, è un Souls a tutti gli effetti, in ambiente vittoriano, anche forse anche lui un pochino steampunk. Allora, dobbiamo ricapitolare un attimino i tasti. Ecco, vedete che con la pistola noi possiamo sparare un colpo, e questo colpo sono proiettili al mercurio, se non sbaglio, e questi proiettili noi possiamo andare a rigenerarli sprecando un pochino della nostra vita. Allora, no, stavo. Vedete, non ho più colpi. Togliamo, prendiamo la pistola. Non ho ancora un'arma, cioè un'arma per la mano sinistra, quindi dobbiamo andare a recuperarne una. Anche se io credo che al crocevia ce ne davano una. Infatti, forse. Oh merda! Scusi, perdoni. Ha finito i colpi. Quindi schiattiamo subito! O lo pestiamo a mani nude, ma dubito che. Eccoli. Andiamo subito a testare la morte a mani unite. Mamma mia. Ok, dai, siamo già morti. Allora, che cosa dire di questo gioco? Allora, per quello che ci ho giocato, ricalca in pieno quello che danno i Souls. A me, incazzature che non avete idea. Rimango dell'idea che uno deve rilassarsi, non deve incazzarsi giocando. Quindi, non è propriamente il gioco per me. L'ho preso perché costava un prezzo comunque onesto. Eravamo sui 34 euro comprandolo dallo store. Quindi, allora, vediamo un attimo. Non abbiamo armi per la mano sinistra. Ma magari mi sono perso qualcosa io? Non lo so. Andiamo a vedere. Questo è la sorta di falò. Torniamo al sogno del cacciatore. Difetto del gioco, come avete potuto anche notare dalle recensioni, perché se siete interessati a Bloodborne lo avete sicuramente letto, i tempi di caricamento che vanno dai 15 al minuto, 15 secondi al minuto. Allora, vediamo un attimo se possiamo prendere qualcosa qui, ma dubito. Un automa abbandonato. Ok, no. Allora, come vedete qui possiamo andare a ottenere oggetti.
Allora, ma non ce ne sono. Armi, mano sinistra, niente, non c'è niente. Possiamo andare a spendere la valuta di gioco che guadagniamo, ma non possiamo prendere assolutamente nulla. Quindi io non ho proprio idea di come fare. Vedete che qua abbiamo vari altari per evocare vari rituali, perché il gioco ha anche un sistema di dungeon. Oh, è aperta la villa. Vari rituali che ci consentono di accedere a dei dungeon, quindi da una certa profondità. Eccolo qua. Benvenuto nel sogno del Doppiato in cacciatore. italiano, primo Souls, Ora, la Souls, questa non è un Souls, è però la tua è così, ci casa. siamo capiti. È il primo con il Io doppiaggio in sono italiano. Lu. Di sicuro, Vylof, sai, è Ho capito, ma. un tempo, un offline, Ma niente armi, anche l'automa. Se ti facessi. eh? Niente armi. Officina. Rinforzarmi. Le armi possono essere potenziate, ma al momento non ne abbiamo, quindi non possiamo. Qua cos'è? Cosa c'è qua? Spesso gira dal terribile sogno di questo cacciatore e ferma il contagio delle belve. Va bene, va bene, va bene. Ma non me la dà un'arma? Proprio Un zero? tempo, un offi. Non puoi usare tu anche l'automa. Ok, quindi niente. Assolutamente niente. La porta prima era chiusa, adesso l'abbiamo trovata aperta, quindi. Ok, abbiamo trovato l'arma. Mannaia, bastone filettato. Prendiamo il bastone. L'ho visto giocare, il bastone non è male. Ok, andiamo a selezionare adesso l'arma. Bastone filettato. Ok, e attacchiamo adesso con. Ok, bastone. Possiamo andare. Ok, questa è la cura. Tasto su, vedete, sprechiamo un po' di vita. Vedete in alto a sinistra che la vita cala e abbiamo caricato di 5 i proiettili. Ok. No, il bastone è questo. Non abbiamo altro da fare. Il salto. Ok. Va bene, andiamo col bastone filettato. Torniamocene via. Allora, prendiamo l'altare e ce ne andiamo. Vediamo un attimino come me la cavo, eh. Questo è un video bonus, ovviamente, quindi non è un video che prende il posto della presentazione di un altro gioco indie. Non solo indie, lo facciamo ogni tanto, giochiamo un po' al cazzeggio, così se volete un attimino seguire le mie disavventure in giochi in cui non sono assolutamente capace. Noto che comunque alcuni di voi mi scrivono sulla pagina Facebook, che è il metodo più veloce al momento, piuttosto che YouTube. Di rimanere in contatto, mi stanno suggerendo dei giochi, alcuni ne ho già portati, alcuni ne porterò. Vi ringrazio. Allora. Io vorrei però. No, non voglio tornare. Vorrei riposarmi, ma non si può. Va bene. Allora, la porta qui non si apre. Andiamo di qua. Allora, questo è l'attacco così e questo è l'attacco più pesante, ok. Questo è il salto indietro. La corsa. Ok, e il targeting premendo lo stick destro. Eccolo lì. Ok, scusi, perdoni. Ok, allora. C'è una particolarità in questo gioco. Iniziamo a curarci, magari, se riesco a trovare il tasto. No. No, non abbiamo assolutamente nulla. Ok, qua gli oggetti. Il bastone. E qua carichiamo ancora. Merda, ho sbagliato. Vabbè. Sono un po' impedito, l'avete anche notato. Allora, praticamente la particolarità è che se noi
Vediamo intanto gli oggetti. Se noi andiamo, veniamo colpiti da un nemico, praticamente abbiamo un tot di tempo per poter recuperare un tot di vita, cioè praticamente ci dà il tempo il gioco di contrattaccare e contrattaccando noi andiamo a riottenere la vita. Silenzio, zitto, zitto e tac! Anche tu, via! Olè, olè. Ok, allora, il gioco ovviamente è come tutti i Dark Souls, quindi possibilità di recuperare oggetti durante l'avventura e soprattutto di sbloccare scorciatoie. Allora, direi che si potrebbe fare. Vieni, vieni. Perdoni. Non c'è il arrotolarsi, ma l'ho schivata, sono morto. E vedete però, avevo perso la vita, ero rimasto forse a zero, e colpendolo un paio di volte la vita è risalita. Quindi dobbiamo continuare a contrattaccarlo, il gioco ci dice il minimo e il massimo, cioè che possiamo recuperare di vita. Allora, qua vediamo se c'è qualcosa. Ma perché più che altro mi sembra strano che non ho più cure e non saprei proprio come fare a recuperarle, quindi sicuramente dà soddisfazione il gioco andando avanti, prestando sempre attenzione, però bisogna giocare veramente, veramente con mille occhi. Eccolo lì, questo era abbastanza nascosto, se lo lasciavamo in pace era anche meglio, perché il cancello sarà sicuramente chiuso, infatti. E adesso ce la dobbiamo vedere con quel pirlone lì. Scusami, perdoni, ma vediamo un attimo subito. Finiti i colpi! Finiti i colpi! Vabbè, oh, ragazzi. Scusi, eh. No! Levati! Che palle! E vabbè. Ripartiamo di nuovo. Facciamo ancora una volta. E vediamo. Fatemi sapere anche se vi piacciono questi giochi, perché so che in passato, qualche mese fa, avevamo già parlato della possibilità di fare un Souls, di provarne uno. Qualcuno di voi voleva vedermi imprecare. Ma la cosa che io non capisco è perché non ho le boccette di cura. Comunque, devo ricaricarle da qualche parte, presumo. Perché l'ho iniziato tempo fa e avevo capito tutto, poi già smettendo di giocarlo per il nervoso, lo riprendo oggi per registrarci un video e non so più nulla. Allora, zitti, 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 e mancato, mancato, preso, ok, perfetto. Quello ha lo scudo, quindi potrebbe essere un problema. Dobbiamo fargli l'attacco pesante in modo da magari distruggerglielo, ma comunque muore già per i fatti suoi. Non usiamo proiettili perché non vogliamo buttarne. Lasciamoli andare. Sono tanti. Questo forse ci becca già di suo, vediamo. Finiti i colpi. Ok, impugniamo il bastone, vedete, in due modi. Così come una spada. E vabbè, teniamolo così e vediamo. Allora, avevamo detto che di là c'è il mostro enorme, però qua c'è una leva che tiriamo. E andiamo. Allora. Ok, perdono. 1, 2, 3 e 4, morto. Bene. Adesso
Non c'è nessuno, vediamo se si può entrare. No, in alcune porte è possibile bussare perché alla fine in questa città pare che la notte, il tramonto, tutta la gente si rifugi in casa ed escano queste aberrazioni. Eccole qua un altro ancora. Uno, due, colta alla sprovvista. Uno, due, di spalle. No, ok, è morto pure lui. Ok, esploriamo un po' questa zona, vediamo se c'è qualcosa che ci è sfuggito. Qua c'è una fontana. Qua, ah, dobbiamo prendere qualcosa. Fiala di sangue, ok, queste sono le cure, quindi possiamo curarci con questo. Allora, scala. No, ah, la scala l'avevo forse già attivata. Eh sì, probabilmente sì. Ah, ok, quella è la prima scorciatoia, credo, perché prima siamo arrivati da sotto, da là, da quel portico lì, ed eravamo saliti qua di sopra. Infatti qua siamo nella zona di prima. Bene, ottimo. Direi ottimo perché adesso possiamo andare a tentare di farci il mostro lì dietro. Vediamo se ce la facciamo. Ovviamente per voi che magari seguite il video e avete già giocato i Dark Souls, li avete anche finiti, io vi sembrerò un nubo da far paura, io che ho paura di affrontare quel mostro lì. E avete ragione. Sono veramente una cosa imbarazzante. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a produrre un po' di proiettili per la pistola, sempre che io mi ricordi come si fa. Ok, 5 proiettili e poi magari ci lanciamo anche la cura. Ok, adesso abbiamo proiettili per la pistola che non gli fanno proprio niente di niente, però vabbè. Adesso, quando, aia, quando una creatura ci fa male, vedete, lo sto colpendo e la vita sta risalendo. Allora, adesso, quando una creatura ci uccide, al suo interno risiederanno tutte quelle che, diciamo, sono le anime, e lo vedrete dagli occhi che saranno luminosi in quel modo. Quindi, uccidendolo, noi recupereremo, non li raccogliamo più a terra come nei Dark Souls, ma dobbiamo uccidere direttamente la creatura che ci aveva fatto la pelle la volta scorsa. Se nel frattempo, nell'impresa di recuperare le nostre anime, chiamiamole così, gli echi di sangue sono, moriremo una seconda volta, ovviamente come in tutti i Dark Souls, saremo morti. Allora, ripartiamo ancora da qui, andiamo. Sotto la porta è aperta, ma si sono rigenerati i mostri, quindi dovremmo andare là e farlo di nuovo. Comunque non mi viene neanche in mente. Niente, diamo un'esplorata qui intorno e vediamo se c'è qualcosa da poter fare. Qua dovrebbe esserci l'omino lì. Ah, si va anche di qua. Posso saltare giù? Sì. Nuova zona, morto subito proprio. E qua si scende. Ah, ma siamo sempre qui. Questo ha un oggetto addosso, una Molotov. Adesso non mi ricordo. Eccole qua le Molotov. E il tasto oggetti, vediamo, dovrebbe essere questo. No, questo. Sì. E là. Adesso, vediamo, prendiamo anche quello lì che sta arrivando, ancora ignaro di quello che gli sta per succedere. Anche tu. Anche tu. Mamma mia, ragazzi. Dà soddisfazione quando si sa cosa si sta facendo. No, più semplicemente il gioco non ce l'ha con voi, dovete non essere pippe a giocare, insomma, il discorso di solito è quello. E io, dato che sono una pippa a giocare. E tu? Vabbè. Proseguiamo di qua, vediamo cosa c'è. Anche se il mio senso dell'orientamento è scarsissimo, quindi potreste anche dire dove stai andando, che stai tornando indietro. È vero. Mamma mia. Allora, tu? Abbiamo 6 Molotov e ce le faremo bastare. Cercheremo di. Merda, chi è che spara? Ok,
tu che lanci, che spari, eh? Maledetto bastardo. Ok, adesso, avanti il prossimo. Tu? Te la senti? No. No. Allora. Allora. No. Curati, ok? Ho un piccolo momento di perdizione. Curati. Ok, adesso vediamo di fare le cose come si deve. Ok, un altro via. Dai, 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 oggetti, oggetti. Dammi una fiala di sangue, ottimo. Ce la pigliamo subito così. Ci proviamo. Allora, il numero è diventato un po' più esiguo adesso. A parte quei due che se ne stanno andando. Allora, tu sei il primo. Me ne stanno due molotov. Quindi direi che prima lo lanciamo su quello con lo scudo. Che va di merda. Ok, e questo invece ce lo spieghiamo agilmente. E ci stanno anche sparando, quindi... Aia, aia! Ma... Cura... Sì. Niente ragazzi, sono veramente impedito. Una cosa impedita. Fatemi sapere se avete già giocato Bloodborne, se vi è piaciuta questa trovata, se volete vederne altre magari su The Order 1886 come rubrica, non solo indie, sia chiaro, così senza pensieri, senza dover, ce la vediamo, ce lo proviamo, e se avete domande sul gioco vi rispondo, dato che magari li ho giocati un po', o magari siete indecisi se acquistarli o se volete sapere se vale la pena prendere una console di questo tipo. Ripeto ancora una volta, se avete giochi indie per PS4 esclusive, quindi senza, come era Salt and Sanctuary all'inizio, solo per PS4, fatemi sapere, comunicatemelo e fatemi sapere se l'iniziativa vi può piacere o se rimarrà solo questo video. Ragazzi, alla prossima, statemi bene, ciao ciao!